In ogni caso, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Marco mi sto parlando sopra. Questo è un bel episodio. Siamo qui anche con Marco 88, appunto, come stavo dicendo prima. Prima che Marco volesse venire a interrompere. Esatto. Allora, adesso voglio capire se per caso inizio ad attaccare anche io a chi dei due passa. No, sta andando i verdi perché sono miei alleati. Suppongo. Quando attacchi ci sono due cose da tenere in considerazione. Allora io vado. Se vuoi te le dico. Aspetta, ti spiego. Dimmi tutto. Quando attacchi devi stare attento perché molte fazioni sono alleate tra di loro. Quindi sì, se li attacchi si tre. Appunto, quelle due sono alleate tra di loro. E se tu attacchi tra di loro. Io sono alleato con tutte e due. No, con una. Con i verdi. E gli altri sono rimasti. E sta attento che i verdi non siano alleati con gli altri, perché sennò si incacchiano e li diminuisce la tua. Li stanno attaccando. Ah, ok. Comunque non è difficile attaccare neanche le capitali. Alla fine basta girare in tondo e lanciare le bombe. Io attaccavo così. Anche a livello basso riesci, tanto sparano a cacchio di cane loro. Ma proprio, sì, ci giri intorno vicino. Sta parte non è che sia chissà che cosa. Nuovi veicoli danneggiati. In pratica io di quel gioco ho sbloccato ogni cosa. Quindi meglio non spoilerarti niente, perché sennò non è bello. Ok. Sì, a parte che io ci avevo giocato abbastanza un tempo, solo che... Non ti ricordi niente? Che non lo riaprivo più in mano. Riaprivo in mano. Comunque, ragazzi, volevo dire semplicemente che è parecchio che non giocavo più a scuola. Ma l'avrete visto, perché è un sacco che non carico più episodi. Oh, sto prendendo la città, finalmente. Ma mi hanno sfasciato credo due o tre aerei nel frattempo. Questo qua? Però l'ho presa, vero? Sì, perfetto. Ragazzi, anche questa è sotto il nostro controllo. Poi dovremmo andare a picchiare gli altri verdi che... con cui per ora siamo alleati, ma... Perfetto, adesso ci dice che era militare, se dobbiamo convertirla o meno. Ah no, era una città religiosa e quindi rimane una città religiosa. Poi incontrerai gli amichevoli Grox. Aspetta però, il pianificatore città, devo vedere... Sì, lo so, ma ci ho già giocato, perché mi dà tutti i consigli qua? Questa funziona? Sì. No, volevo capire se c'erano delle torrette da sistemare. Ok, questa... Che le torrette è sempre meglio sistemarle. Qua com'è posizionata questa roba? Toglimi dalla selezione questa roba qua. Non voglio vedere questa. Così mi ha creato una nave a caso. Vabbè. C'è spazio per mettere delle altre case tipo? No. No, vabbè, così va bene, dai. Mi produce un po' di più di... Devo fare, ma no, perché mi ha creato una nave? Io non la volevo sta nave. Sì, smantella i veicoli selezionati. Adesso che ci si va per via aerea, andiamo per via aerea e boh. Siete tutti qua, venite tutti qua, ok. Produce un paio di aerei ancora. Perfetto. Poi dobbiamo andare a picchiare l'altra città. Pronti? Partenza? Via, dai, andiamo. Ci sono curati un po', ma è meglio non curarli troppo. Cos'è sta a fare schifosissimo? Ah, andiamo qua. Ah, ma ci sono ancora i viola. Ma i viola non c'erano mai stati prima. Finora. Mi sta attaccando. Ah, i blu, vabbè, sono morti subito.
Chi è che sta prendendo questi blu? Ah, i verdi. Dovrò picchiare anche i verdi alla fine. Che tra l'altro non so dov'è la base dei verdi. Cioè, hanno conquistato questa città, ma la loro capitale dov'era? Ah, forse gli hanno presi i viola. No, come... è possibile. Io sto prendendo questa adesso, quell'altra la stanno prendendo loro. E poi sono i viola che hanno due città ancora. Dai, presa. Ok. Anche questa è in mano nostra. Yeah! Un'altra in mano nostra. Era davvero troppo che non aprivo sto gioco. Tra l'altro la parte più interessante del tutto è la parte spaziale e non ci siamo ancora arrivati. Anche perché poi con l'espansione Galactic Adventures non sei più alleato con la nazione verde, perché? Non sei più in guerra con la nazione azzurra, perché? Ma la nazione azzurra... Ah, perché tu sei ancora alla prima fase? No, cioè, sono alla prima fase, della sono alla fase città. Sì, ma all'inizio della città, quindi hai ancora da affrontare un bel po' di sfide. No, inizio. Beh, non tantissime. No, inizio, però, ho già conquistato quasi tutti. Allora, qua ci sono i blu, ma stanno essendo conquistati da quegli altri ragazzuoli. Quindi io vado a picchiare i viola a questo punto. Che sono i più forti per ora. E quindi andiamo così. Ma quindi la tua prima città è dedica al commercio, alla guerra oppure alla religione? Tutte religiose ho sempre fatto io. Wow. La mia prima città era dedicata alla guerra. Dedita alla guerra. Sì, che poi alla fine, cioè religiosa, però alla fine attacchi comunque, cioè sono dei raggi che disabilitano le cose, ma alla fine comunque... Sì, ma preferisco la guerra perché così hai un bonus nell'attacco e poi comunque le altre città... Ma a me credo che sia partita direttamente religiosa per il fatto che nella fase tribù ho alleato tutti e non ho mai attaccato nessuno. Davvero? Io invece ho distrutto tutti. Io invece preferisco sempre le armi, cioè tanto devi solo andare là a suonare le cose. Ah, mi stanno attaccando una città qua. Appunto, a me non piace quella cosa. A me non piace regalare alle genti roba così. No, ma non devi regalargli roba, devi solo metterti a suonare e loro dicono: ah, che bello, siete bravi, evviva. Sì, ma progredisce più facilmente se gli regali le cose. No, per nulla. Scegli la specialità di questa città, religioso, non voglio. Aspetta un attimo però, pausa. No! Pausa, allora. Che... Comunque io li ho uccisi tutti, anche nella fase tribale. Ma che creep, perché non mi si muove la visuale se metto in pausa? Ma... Però dai, ma ci sono stato coerente, sono partito io. Ad esempio, quando giocavo io, ho ucciso tutti nella fase creatura, ho ucciso tutti nella fase tribale, ho ucciso tutti nella fase... Ah, io no, mi sono sempre alleato con tutti, perché era più facile alla fin fine. Io sono stato super cattivo invece quando ho giocato io. Cioè, peggio di così non potevo fare. Una cosa, ti ricordi, così non ti spoilero, che c'è un super cattivo in Spore, no? Te lo ricordi? No, non ricordo alcun cattivo. C'è un super cattivo, beh, ti dico solo che io mi sono alleato col super cattivo. Ma quando c'è un super cattivo? C'è una civiltà super cattiva, comunque la troverai. Ah, ma nella fase spazio dici? Scusami, nella fase spazio, sì. C'è un super cattivo nella fase spazio. E tu ti ci sei alleato? Sì.
E sai cosa è successo alleandosi col super cattivo? Che sei diventato super cattivo ancora più di lui. No, che sono diventato super cattivo anch'io, quindi tutti mi si sono rivoltati contro. Tutti. Tutti. Hai presente che mi si è riempita la schermata con dichiarazioni di guerra di popoli che non avevo manco trovato? Lol. Come stanno sfasciando tutta la città sti pezzenti di guerra? Tipo popoli che dall'altra parte della galassia che manco avevo mai visto. Ti hanno dichiarato guerra. Cioè, come dire, non ti conosco, non so nemmeno se esisti, ma ti dichiaro guerra. Ma perché gli aerei sono lenti come non so che cosa? Porco, cos'è? Vai, crea un aereo qua, sai che mi prendo la città, sti. Dove cavolo sono i miei aerei quando servono? Oh, stiamo arrivando ora, quando la città è praticamente caduta in mano al nemico. Comunque credo che staccherò. Ok, ci risentiamo la... per essere stato qui con noi. Ciao. E mi raccomando, te lo dico, piccolo spoiler, non allearti con i Grox, a parte che devi fare tutta una serie di rotture di paglie, però... Io ti ho avvisato, se no ti attaccano tutti. Ma io voglio capire una cosa, com'è possibile che loro erano tipo una decina e mi hanno deletato istantaneamente tutte le mie truppe? Perché hanno le truppe più potenti. Ma io ce l'ho con il religioso al massimo. Non c'entra. Se loro hanno attacco al massimo, non è inutile, puoi ridurre quanto vuoi, ma ti ammassano. Mi ha sfasciato l'interezza della mia flotta. Ciao. 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 Questi sono un po' guai, eh. Dovremmo cercare di allearci con l'altro, solo che... l'altro non ci vuole ora, perché... ah, perché quello è l'azzurro, non è più il... il nostro amico verde. È quello che abbiamo picchiato un attimo fa. Il verde è stato totalmente mangiato dal viola? Eh sì, sembra di sì. Assurdo. Assurdo. E qua c'è una massa di gente. Sfasciati, ok, ma... questa situazione non si è assolutamente messa per il meglio, eh. Solitamente questa fase era la più cavolata di tutte, invece si sta dimostrando più complessa di quello che sembra. Allora, il fatto che là civilino è da quella parte, però non ho truppe talmente forti da permettermi di prenderla in poco tempo. Di conseguenza dovrei cercare di... mandare gli aerei più che altro a prendere quella là più lontana. Ma qua posso mettere altre fabbriche? No. No, posso mettere solo più felicità, ma non ha senso. Non ora. Hakuatsuka.
Non sono tanti, però è quello il fatto. È un po' proprio un casino. Questo qua perché non si sta a cura? Ma dov'è questo? Oh, alleluia, i blu se la stanno prendendo con i viola, per fortuna. Se non andassimo ad attaccarli qua ora, i viola, eh. Proviamoci almeno. Tanto loro stanno perdendo tempo con gli estrattori di spezie. Allora, mandiamo un po' di gente a riprendere gli estrattori di spezie che qua. Tipo questo. Che Kaiser? E anche l'altra, qual è? Carina, no, Gallia, Galla. Oddio, questo è un attacco molto più sostanzioso. Qua stiamo prendendo quella, ma non so se... Allora, fermiamoci un attimo, devo cercare di fermare questa intrusione assurda. Magari quelli terrestri riesco a fare qualcosina di più. Giusto per il fatto che ne posso spammare di più. Questa è quasi presa. Perfetto. Loro sono militari, quindi questa dovrò renderla religiosa. Produce, ma è allegra. Ok, 1200 al minuto. Torrette, posso piazzarne una? Bene, piazziamo una torretta che è sempre meglio essere ben difesi. A sto punto però andrei a difenderla città. Allora, forse bisognerebbe mettere delle altre torrette per la difesa. Andatela a picchiare. No, la difendere ce la facciamo, il problema è che... Ok, sono arrivati tutti, perfetto. Allora, noi, adesso che abbiamo difeso quello, ci conviene andare a sfrattare loro qua. Già che ci siamo. Stanno attaccando qua? No, sì. Ma solo con quello, non è troppo un problema.
Paco Jacu. Scritta toi. Scritta toi. Allora andiamo di. Vedi quelle così? Non lo seccarle, qua ci stanno attaccando. Sì. Con violenza, però. Qua chi c'è? Abbiamo delle truppe qua. Che non sono andati in là perché. Ah, perché non possono. Semplicemente per quello. Andate a riprendere questa. Allora qua spammiamo un po' di veicoli terrestri. Andiamoli qua. Perché gli aerei hanno fatto una brutta fine. L'altra là è connessa con qualcosa di nostro? No, eh. È su un'isola a sé stante, questa è dei blu. Quindi quello che ci conviene è di prendere degli aerei da qua, fare degli aerei da qua, quelli che riusciamo. Ce la si fa, ce la si fa. No, forse mi stanno devastando. No, ok, presa. Rimane l'ultima che là è un casino. Allora, no. Torrette assolutamente. Perfetto, producono ma sono allegri. Riesco a mettere un'altra casa? Sì, ok, produce più spezie così. No, quelli sono a posto, ma io dovrei creare della roba da qua. Degli aerei, possibilmente. Questo sarà nel prossimo episodio, io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Noi ci vediamo con il prossimo episodio la prossima settimana. Ciao a tutti!